Inaugurata presso il pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo, la Stanza Rosa, progetto nato per aiutare chi ha subito una violenza ma anche denunciare l'accaduto in un ambiente protetto e riservato. Uno spazio accogliente nel quale la donna che ha subito una violenza può essere aiutata a considerare ciò che le è accaduto e a denunciare la violenza subita. Il servizio è fondamentalmente per le donne vittime di violenza, ma ovviamente la stanza potrà essere tranquillamente utilizzata per tutte le vittime di abusi o di maltrattamenti, quindi parlo di anziani, di minori, di disabili o di discriminati, quindi è una stanza che in realtà raccoglie tutte quante quelle persone o diciamo quelle persone che hanno subito qualche maltrattamento. L'ambiente è caratterizzato da un lettino ginecologico. Questo perché nella Stanza Rosa abbiamo voluto centralizzare tutte le donne vittime di violenza sessuale o i minori, quindi abusati, per evitare che si allunghi troppo il percorso e diventi tortuoso. Quindi in questa stanza verranno trasportati, ovviamente con il 118, tutte quelle donne o bambini o minori che si sono recati ai pronto soccorso periferici. La violenza di genere costituisce un'emergenza drammatica, il cui carattere trasversale e multiforme rappresenta uno scenario di particolare complessità in cui si intersecano livelli diversi. Prevenire e curare la violenza contro le donne rappresenta un obiettivo di civiltà, crescita culturale, sicurezza e giustizia. Spesso la donna non denuncia la propria violenza, la tiene nascosta per motivi personali, anche familiari, anche per salvaguardare i propri figli. E siamo noi medici che al primo approccio con la paziente dobbiamo, durante l'accoglienza, capire se ci sono degli elementi che possono far emergere una sofferenza interna e anche abusi o violenza stessa. E quindi dobbiamo essere molto, molto accoglienti, ma essere noi molto perspicaci a capire, a intuire se c'è una sofferenza sotto. Non vi dico poi le violenze che possono subentrare anche nel periodo più delicato della donna, che sarebbe appunto la gravidanza. Purtroppo, anche nel nostro territorio, sono successi questi casi, donne picchiate anche al settimo mese.